Il progetto è nato nell'anno 2006 a Milano. I Toba sono indigeni del nord dell'Argentina e noi, cioè, in un certo modo, per fare una specie di omaggio a queste tribù che stanno... Siamo argentini, non so se lo dico. Sì. Quello che cerchiamo è di generare nello spettatore i salti di percezione, che non sia una sola forma, che siano tutti i tipi possibili, che siano i video, gli oggetti, le installazioni. Ognuno di questi diorami rappresenta un paesaggio di Umbi e l'idea è di andare avanti e descriverlo ogni volta più dettagliato per renderlo più reale. I Ciumbi sono i personaggi, quelli che non hanno nessuna sfera, infatti. E loro hanno la capacità di percepire le illusioni di quelli che stanno attorno. I Nutus sono quelli che hanno solo una sfera, sono una specie di oracoli. Loro ci raccontano quello che accadrà nel futuro. E poi ci sono i Picun, una nuova specie, e loro sta per vedersi quali sono i suoi poteri, perché speriamo che ce lo comunichino presto. Sono tanti materiali diversi, sì. C'è una porcellana fredda che usiamo e poi c'è la... Sì, vetro, le palline per esempio sono quelle che si utilizzavano per giocare, sì, da bambini. Ma soprattutto quello che ci dà un risultato e soprattutto mischiare i materiali. Siamo legati nell'effimero e nello piccolo, ci invitano a godere sempre di più di quella porzione, sì, quella piccola porzione di tempo di spazio che ci è stata concessa. E questo è il messaggio globale.